per applaudirlo. Oceani di folla dilagavano come un incendio per applaudirlo. Lui non credeva che nel Parlamento si potesse conquistare il privilegio di una vera democrazia. Così quello che fece dopo la marcia su Roma non lo fece per l'Italia, che andava avanti e indietro sbagliando strada ad ogni passo, ma per il fascismo, che prima lo osannò e poi lo abbatté. Volle la Repubblica Sociale per prendere i suoi ultimi giorni per la mano e stordirli in giro tondo, che alla fine fa cadere stanchi. Poi la stessa folla non gli permise la vita e gli negò persino la sepoltura. Commento: non è vero che il Parlamento perse il suo potere, perché Mussolini glielo tolse, ma è vero che la comunità fisica, chiamata popolo italiano, aveva bisogno dell'evento chiamato dittatura. Gli stessi italiani scrissero la loro storia e Mussolini fu la loro penna.